giorno e la storia. Oggi è il 6 settembre. ...1997, funerali in Mondovisione per Diana Spencer. 2007, muore Luciano Pavarotti. 1757, nasce il Marchese di Lafayette. 'Commenta il fatto del giorno Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma. Oggi parliamo della strage di Settembre Nero alle Olimpiadi di Monaco 1972. 6 settembre 1972. 9 atleti israeliani, rapiti il giorno precedente nel villaggio olimpico di Monaco da un comando che faceva capo a Settembre Nero, vengono uccisi in aeroporto nel corso di un blitz della polizia. Gli eventi precipitano nello scalo militare dove gli uomini del comando erano stati condotti, insieme agli ostaggi, al termine di una trattativa. L'accordo prevedeva la loro partenza per il Cairo e la liberazione degli ostaggi dietro la riconsegna, da parte di Israele, di circa 200 prigionieri palestinesi. Ma all'aeroporto, i tiratori scelti della polizia tedesca presero a sparare contro i terroristi e questi, ai primi spari, fecero esplodere i due elicotteri dove si trovavano gli atleti israeliani, uccidendoli tutti. 21 ore di angoscia che hanno segnato la storia delle Olimpiadi e non solo. Monaco era stata scelta come sede dei 20esimi giochi proprio perché fosse il simbolo della rinascita e della ricostruzione, anche morale, dopo gli orrori del nazismo, della seconda guerra mondiale, delle stragi. Invece l'Olimpiade fu funestata dal blitz di Settembre Nero, l'irruzione negli appartamenti degli atleti israeliani, i primi due morti, poi 9 atleti presi in ostaggio, fino alla carneficina all'aeroporto. Una sparatoria che durò un'ora, 60 interminabili minuti. Al di là degli errori commessi dalle forze dell'ordine, degli inutili tentativi di negoziazione, del piano che era stato messo a punto per uccidere i terroristi e che fallì, la cosa più impressionante fu la ferocia dei rapitori. E tutti restarono colpiti anche dalla decisione del Comitato Olimpico di non interrompere i giochi, che ripresero regolarmente dopo un giorno di sospensione, tra le inevitabili proteste e la più che comprensibile indignazione. Martedì scorso, ore 6 di mattina, il centro stampa del villaggio olimpico. Non è affollato come lo abbiamo visto ieri, ci sono pochi giornalisti a ricevere un messaggio drammatico. Sparatoria al villaggio. Probabilmente alcuni morti nell'edificio occupato dagli israeliani. La notizia in pochi minuti farà il giro del mondo. L'azione terroristica era iniziata un'ora prima, poco dopo le 5. Due addetti agli impianti telefonici notano che 5 uomini scavalcano la rete di recinzione del villaggio e spariscono tra gli edifici. Portano borse sportive. I due pensano ad atleti che, sfuggiti al controllo dei loro allenatori, rientrino dopo aver trascorso la notte in città. Un giornalista israeliano, in una intervista rilasciata poche ore dopo alla televisione tedesca, parla di vigilanza inefficiente. È il primo interrogativo di tutta la vicenda. Alle 5:20 si sentono alcune raffiche di mitra. Da quel momento gli avvenimenti precipitano. Tutti gli ingressi al villaggio vengono bloccati da centinaia di poliziotti. Cominciano a filtrare le prime tragiche notizie. Un comando palestinese, si saprà poi che era composto da 8 terroristi, tiene in ostaggio 11 israeliani. Si parla anche di un morto e un ferito. Un collega della Associated Press fa il numero telefonico degli alloggi israeliani. Il telefono squilla 3 volte. Poi, dice una voce smorzata, risponde sì. Qui è la Associated Press, dice il collega, abbiamo chiamato per sapere come vanno le cose da voi. Quasi in tono di scusa, l'israeliano risponde non posso dirvelo, mi trovo nella mia stanza, è pericoloso qui. Siete solo? Chiede ancora il collega. Rispondete solo sì o no? No. C'è un arabo che vi sorveglia, insiste il giornalista americano? No, c'è un compagno con me, siamo chiusi dentro. Siete prigionieri? Sì, mi spiace, non posso esservi di aiuto.
Non posso vedere niente. Non è che non voglia aiutarvi, ma semplicemente non posso. Qual è il vostro nome? Non posso dirvelo. Potrebbe mettere in pericolo qualche mio collega. È molto pericoloso qui, molto pericoloso. 6 settembre 1757. Nasce Marie Joseph Paul Yves Roche Gilbert Montier, marchese di Lafayette. Colpito dalla dichiarazione di indipendenza americana del 1776, si adopera per indurre il governo francese a inviare una spedizione in soccorso dei coloni ribelli. Non riuscendo nell'intento, si imbarca per l'America, partecipando valorosamente alla guerra di indipendenza americana. A fianco di George Washington, partecipa alla battaglia di Yorktown. Tornato in Francia, è protagonista della prima fase della Rivoluzione francese. Deputato della nobiltà agli Stati Generali francesi nel 1789, cerca un accordo con il Terzo Stato. Scoppiata la rivoluzione, è al comando della Guardia Nazionale, sostenendo l'instaurazione di una monarchia costituzionale. Muore a Parigi nel 1834. 6 settembre 1997. 2,5 miliardi di persone assistono alla diretta televisiva del funerale della principessa Diana Spencer, morta una settimana prima in un incidente automobilistico in un tunnel di Parigi. Il funerale rappresenta il punto culminante di una partecipazione di massa al lutto che non ha precedenti nella storia britannica e crea non poco imbarazzo alla famiglia reale inglese, dalla quale Diana si era allontanata dopo il divorzio dal marito Carlo, principe di Galles ed erede al trono. Diana, oggetto dell'attenzione ossessiva dei media di tutto il mondo fin dai tempi del suo fidanzamento con Carlo, assurge definitivamente allo status di icona e diventa la principessa del popolo. 6 settembre 1991. Un referendum popolare restituisce alla città di Leningrado il suo nome originale di San Pietroburgo.
Il nome, che era stato dato alla città all'inizio del Settecento dal suo fondatore, lo zar Pietro il Grande, era stato già cambiato una prima volta allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando Nicola II l'aveva trasformato in Pietrogrado per eliminare la traccia germanica della denominazione San Pietroburgo. Alla morte di Lenin nel 1924, la città diventa Leningrado. Questo toponimo sopravvive ancora oggi come nome del distretto amministrativo della città e viene ripristinato, una volta l'anno, nel giorno della vittoria, che mise fine al lunghissimo assedio della città durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Aurora ha ancora un suo equipaggio, le sue bandiere, un comandante. Non solca più i mari, però. Ora resta ancorata sulla neve a Leningrado, proprio dove si trovava nell'ottobre del 17, quando i suoi cannoni tuonarono per dare ai bolscevichi il segnale che l'ora dell'assalto al Palazzo d'Inverno era arrivata. La città a quei tempi si chiamava Pietrogrado e da poco, solo da poco, aveva cambiato nome per la prima volta, abbandonando quello che lo zar Pietro il Grande gli aveva dato alla fondazione, San Pietroburg. San Pietroburgo, un nome dal suono tedesco che fu modificato nel più russo Pietrogrado. Poi, 4 giorni dopo la sua morte, nel gennaio del 24, la città fu dedicata a lei. E da allora, per 70 anni, nessuno ha più pensato che fosse possibile ricambiarne nome e destino. Invece domani, i leningradesi che andranno a votare per il presidente della Federazione Russa e per il sindaco della loro città, troveranno anche una scheda che li invita a scegliere da o niet, sì o no, sul ritorno all'antico nome di San Pietroburgo. Opinioni contrastanti ce ne sono alla vigilia del referendum, ma solo qui, sulla prospettiva Nevsky, è possibile trovare gente che discute. Il resto è tutto affidato ai dibattiti in TV e agli articoli sui giornali. Leningrado. No, San Pietroburgo. San Pietroburgo. Da. Leningrado, ne sono certo, dice il vecchio reduce. In questo nome ci sono tutti i ricordi della giovinezza e per esso abbiamo combattuto. La signora invece afferma che prima di cambiare il nome bisognerebbe rifornire i negozi. Quando la città sarà pulita e i cittadini ben vestiti, aggiunge quest'altra, allora sarà davvero San Pietroburgo. Drastico questo giudizio. Tutto quello che c'è di male in questa città è legato al nome di Leningrado. Tutto quello che c'è di buono al nome di San Pietroburgo. Pietroburgo, Leningrado. Opinione pubblica divisa pare proprio a metà. Risultato incerto che mette in apprensione il sindaco della città, il super innovatore Sobchak, che è certo della rielezione, ma teme che i leningradesi boccino la sua idea di ritornare al vecchio nome della città. Noi vogliamo ripristinare il vecchio nome come simbolo della città che fu fondata da Pietro il Grande, come la città più occidentale della Russia, come una finestra sull'Europa. Restituire alla città il suo nome significa restituirle questa qualifica di finestra o porta aperta sull'Europa. Noi non abbiamo nulla contro il nome di Lenin, che continuerà ad esistere nei monumenti che nessuno pensa di abbattere, nei nomi delle strade, delle aziende. E di monumenti a Lenin, certo non ne mancano a Leningrado. Questo è davanti all'Istituto Smolny, da dove per 3 mesi Lenin guidò il partito nella edificazione del nuovo Stato dei Soviet. Questo era il quartier generale e questa la stanza del capo. 6 settembre 1992. In una villetta di Longare, nel Vicentino, viene arrestato il boss mafioso Giuseppe Piddu Madonia. Considerato il numero 2 della cupola, nonostante il regime di 41 bis a cui è sottoposto, Don Piddu continuerà a impartire fino al 2009 le proprie disposizioni ai suoi uomini. . 6 settembre 1965. Le truppe indiane invadono il Pakistan occidentale, passando il confine fra i due paesi in 3 punti, in un attacco che sembra essere diretto verso Lahore, una delle principali città pakistane. Inizia la seconda guerra per il Kashmir. Le autorità indiane giustificano l'attacco come un intervento preventivo per evitare un'aggressione pakistana all'India. I due paesi hanno già combattuto nel 1947, dopo la spartizione che ha creato lo Stato dell'India e il Pakistan, con il Kashmir, a maggioranza musulmana, diviso fra i due.
Dopo 3 settimane di guerra, l'ONU riuscirà a imporre il cessate il fuoco. Ma nonostante gli accordi di Tashkent, con i quali India e Pakistan si impegnavano a risolvere le controversie con mezzi pacifici, la guerra per il Kashmir sarà destinata a durare. Settembre 2007, muore all'età di 72 anni il tenore Luciano Pavarotti. Nato a Modena il 12 ottobre 1935, la sua vita è interamente dedicata alla lirica. Debutta il 29 aprile 1961 nel ruolo di Rodolfo nella Bohème all'opera di Reggio Emilia. Ma il successo arriva il 17 febbraio 1972 al Metropolitan di New York, dove nella Fille du Régiment di Donizetti esegue 9 do di petto perfetti. Suo il record di 17 chiamate e ovazioni al sipario. Negli anni 90 Pavarotti cura molto i concerti all'aperto. Fra i più famosi, quelli dei tre tenori con Plácido Domingo e José Carreras. Intensa è anche l'attività di organizzatore del Pavarotti and Friends, evento col quale riunisce nella sua città natale, a scopo di beneficenza, le star del pop internazionale. Luciano Pavarotti conclude alla Scala le prove della Bohème, diretto da Kleiber. Beniamino dei Logionisti, venerato in tutto il mondo dal Covent Garden al Metropolitan, von Karajan ha detto di lui, è il più grande. Ci si interroga su di lui, c'è chi lo chiama superstar e chi multinazionale ambulante. Chi è il vero Pavarotti? Pavarotti, io la vedo vestita quasi da Rodolfo per la Bohème. Ricordo che nel 61 si dice cantò debuttando a Reggio Emilia la Bohème e cantò senza compenso. Oggi guadagna diversi milioni a sera. Che cosa pensa della lirica? Sembra di vivere in un mondo un po' irreale? Intanto diversi, bisogna vedere cosa sono. Il numero di diversi è limitatissimo, molto meno di una mano. Vivo in un mondo che non credo che sia irreale, anzi la televisione lo sta portando proprio, diciamo così, a una popolarità che mi sembra che abbia all'estero e adesso speriamo anche in Italia competizione con le altre forme d'arte. Si ricordano però anche i suoi rapporti burrascosi con certi direttori d'orchestra, per esempio con Molinari Pradelli, con Riccardo Muti. Probabilmente con Molinari Pradelli ci furono dei rapporti burrascosi, con Riccardo Muti qui proprio su questo palcoscenico purtroppo ci fu un'edizione non portata a termine dei puritani, per cui non si può neanche parlare di rapporti, ma come lei sa ognuno di noi ha una personalità per cui non può andare d'accordo con tutti. Lei ha un fisico che fa scena, sarebbe capace di dimagrire pur di avere un certo ruolo? In che senso? Lei vuol credermi, vuol chiedermi per esempio per fare Werther, che è un mio sogno? Direi di no, direi che io ho già provato a dimagrire, sono dimagrito, lo farò ancora, ma non in funzione di un certo ruolo, proprio in funzione di un benessere generale che viene appunto dalla perdita del peso eccessivo. Qual è il ruolo più difficile per un tenore? Per un tenore come me credo che il ruolo più difficile sia i puritani. Siamo qui alla Scala, perché alla Scala lei canta per meno? Ma io canto per meno alla Scala perché credo che probabilmente tutti lo fanno, perlomeno a me lo dicono, ma non mi interessa, non credo che alla Scala si venga per guadagnare soldi, si viene per il grande piacere di cantare in questo meraviglioso teatro che è stato, diciamo così, il teatro dei più grandi cantanti, dei più grandi direttori di tutti i tempi, ed è l'aria che si respira qui che da sola serve a riempire i nostri polmoni per, diciamo così, che ci permettono di cantare. Ci facciamo anche pagare, ma questo è un discorso molto, diciamo così, molto, come ha detto lei, molto più tranquillo. Si racconta che lei abbia avuto un'esperienza sfortunata come produttore di Lambrusco. Tra il Pavarotti superstar e lo sfortunato produttore di Lambrusco, qual è il più autentico? Ma cosa vuol mai? Come sfortuna, diciamo che siamo autentici tutti e due, perché superstar lo dice lei, io lo accetto. E sfortunato lo dico io perché sono stato sfortunato come produttore di Lambrusco. Ad ognuno il suo mestiere.